Alessandro Riccio nasce a Firenze nel 1972. Le sue esperienze formative variano dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura al trucco e in generale a tutte quelle attività che concernono la direzione artistica e produttiva. Già dal 1985 Riccio inizia a realizzare cortometraggi, due dei quali, Fuoco su tela e Su di me, vengono distribuiti nelle sale cinematografiche dal circuito Cine Hall. Grazie alle sue innate doti artistiche, fonda la casa di produzione Tedavi 98. Per la quale firma la regia della maggior parte delle sue produzioni, tra cui Le Grand Cabaret Deluxe e La Meccanica dell'Amore. Il suo amore per Firenze lo porta a produrre Il Mese Medice, una rassegna di spettacoli e cultura sulla famiglia dei Medici. Un appuntamento annuale che porta il pubblico a scoprire luoghi e personaggi sconosciuti della città. Alessandro Riccio! Eccolo! Quello vero! Sono io. Grazie di averci aperto le porte di Tedavi. Senti, te sei nato e cresciuto a Firenze. Cosa rappresenta per te questa città? Ma io vedo come Firenze come una sorta di miniera, no? Miniera dove ogni tanto si scoprono delle nuove gallerie. E quindi gallerie intese sia come luoghi nuovi che uno non ha mai visto, non ha mai esplorato, oppure anche persone, collaborazioni, eccetera. E io sono assolutamente convinto, proprio nella mia carriera, noi avendo fatto sempre teatro e spettacoli in luoghi non teatrali, quindi l'importanza del luogo è sempre stata fondamentale. Allora io sono convinto che continueremo a trovare luoghi sempre nuovi, ville, giardini, castelli, eccetera. Proprio ora ne abbiamo trovato un'altra nuova dove andremo a fare un nuovo spettacolo, e tipo passaggi sotto l'Arno, no? E roba del genere. E quindi io sono assolutamente convinto che questa città è una sorta di infinita miniera d'oro. È bellissima questa metafora, perché è proprio quello che cerchiamo di fare noi con questa trasmissione, di raccontare il più possibile questi aspetti, questi luoghi non conosciuti ai più. Ah, ecco cos'è una trasmissione, ecco. Te l'avevi ancora capito? Avevo detto un caffè insieme, pensavo che prendesse. A proposito di sciocchezze, di persone sciocche, guardiamo oggi dove si trova il nostro inviato Cecco Pallaio. Oggi mi calo letteralmente nella storia di Firenze. Vado nei locali dell'ex fabbrica dell'acqua. Mi trovo nei locali del vecchio acquedotto fiorentino. Uno spettacolo! È pieno di conicole ovunque! Pensate che ce n'è uno che attraversa l'Arno da una sponda all'altra. Non mi credete? Vabbè, invece vi toccherà credermi sulla parola. Perché non ci si può andare? No. No, perché lei è pieno d'acqua, sapete, le infiltrazioni. E poi lei è buio. Sì, oddio. Non che qui ci sia tutta questa luce, eh. Comunque, dicevo, fu realizzato nel 1875 lungo la Pescaia di San Nicolò. Perché si chiama Pescaia? È perché è un'altra storia e questa oggi non ve la racconto. Ma dicevo che partiva da Piazza Poggi ed arrivava alla Torre della Zecca Vecchia. A che serviva, vi domanderete voi? E ve lo dico io! E serviva per raccogliere la forza motrice per azionare le macchine che servivano per sollevare l'acqua e mettere in moto tutti i meccanismi tipo pompe, turbine, macchina a vapore, insomma quella roba là. Ma ve lo immaginate? Ma vi immaginate che non sarebbe un giorno passare e dire oh, si scende, e scende le scale in pietra, arreggendosi al corrimano e camminare, sentendo il fiume che ci passa sulla testa e sbucare alla fine a vedere le stelle alla Torre della Zecca Vecchia. Ma che spettacolo sarebbe! La tua metafora incredibile, il nostro Cecco Pallaio era davvero il tunnel sotto l'Arno. Sarei curioso di sapere davvero quante persone
erano a conoscenza di questa cosa. Esatto. Senti Alessandro, io sono molto curioso, visto che hai fatto proprio un percorso a livello professionale seguendo questa tua passione all'interno della città, di conoscere il collegamento che c'è tra la fiorentinità, insomma il capoluogo toscano, e il tuo lavoro. Beh, indubbiamente quando tu nasci in un posto hai un imprinting fortissimo, certo. Quindi nascere qui o nascere, non lo so, a Los Angeles c'è una certa differenza. Quello che a me, secondo me, ha influenzato di più è proprio la mentalità fiorentina, no? E c'è un aneddoto molto, una barzelletta molto divertente che io ho preso proprio con me come spunto per diventare quello che sono, ed è una madre va dal salvatore del figlio e gli dice: è lei che ha salvato il mio bambino dalle rapide? E lui dice: sì signora, sono io. E il cappellino andoglie. E questo è proprio il modo in cui il fiorentino non si accontenta mai, no? E nemmeno io. Certo. Nemmeno io mi accontento mai. Quando faccio le cose mi piace sempre. Questa credo che sia l'imprinting più forte che Firenze mi ha dato. Al di là del fatto di vivere in un posto straordinariamente bello, quindi l'abitudine al bello, all'armonia, alla bellezza, insomma, che non è poco. Sicuramente. Ma comunque immagino sia un fattore molto preponderante nella creazione sempre di spettacoli nuovi, nel non accontentarsi mai. Esatto. E quindi nel crescere sempre di volta a volta. Esatto. Bellissima questa cosa. Però io sono sicuro che non conosci, che non sei a conoscenza di molte delle notizie flash che il nostro Cecco Pallaio ci dirà. Vai. Sempre con questo entusiasmo, Riccio, andiamo a vedere le notizie flash del nostro Cecco Pallaio. Cecco Pallaio. Sapevate che la torre della Zecca Vecchia doveva avere vita breve? Fu costruita infatti per sostituire la vecchia sede momentaneamente e invece poi rimase attiva per un monte di tempo. Sapevate perché fu costruita proprio in quel punto lì? Ma è ovvio, ve l'ho detto prima, no? Per raccogliere la forza dell'acqua e azionare i meccanismi necessari per il conio. E sapevate che un gruppo di ragazzi decise di esplorare un cunicolo sconosciuto? Infatti, nei primi anni 50, l'attraversarono tutto, da una sponda all'altra, da Piazza Poggia alla Zecca Vecchia. Ma non ne parlarono con nessuno, nessuno! Per quasi 50 anni! Roba da faccio un film. Vedete, e conosco anche queste cose, sconosciute ai più. E che bucci volevi fare? E sono Cecco Pallaio, no? E sono il numero uno, e sono il numero uno. Quando uno è il numero uno, lei è il numero uno. E d'altronde sono il numero uno, e che bucci volevi fare? Mi hanno chiamato perché sono il numero uno, se no non mi chiamano. Jacopo, non hai altre domande da farmi? Guarda, ne avrei così tante che non basterebbe una puntata, però mi devo soffermare su solo alcuni spunti. Certo. Come vedi, noi parliamo di aneddoti, parliamo di curiosità e cose molto particolari, okay. Però siamo molto curiosi. No, impiccioni direi più che è il termine perfetto, però non volevo dirlo, proprio rende l'idea. Visto che siamo impiccioni, ci racconti qualcosa di te legato alla tua vita privata, legato al tuo lavoro, a quello che vuoi, che tendenzialmente non tendi a raccontare? No, infatti. Io credo appunto che l'essere nati a Firenze ti dà un imprinting molto forte, no? Ed è questa sorta di comicità cattiveria. E una cosa che faccio è quando ti telefonano questi per le telepromozioni, per qualsiasi tipo di cambio, di gestione del telefono, il gas, eccetera, io non rispondo con la mia voce, lo vedi, no? Perché il telefonino c'ha scritto, c'è un numero strano, tipo 25, 23, 15, certo. Oppure fuori area, no? Okay. Allora io capisco che non sono lì e rispondo non con la mia voce, ma con la voce di una vecchina. Ok. La famosa Assunta. Io rispondo così, faccio pronto, no, mia nipote non ci sta. Però io mi occupo della casa. Tengo tanti anni, ma lavo la testa e gliel'ho buona. E gli faccio fare tutto il contratto. Stanno lì 20 minuti, mi devono spiegare 40 volte le stesse cose, eccetera. Quando siamo alla fine del contratto, in cui dice: allora signora, registriamo questo qui. E io ovviamente comincio a non capire più niente. Per contattare praticamente perdo un po' il lume della ragione. Okay. E ovviamente il contratto non viene, non va a fine. A fine. E questa è una grande soddisfazione, che quando ti amano 40 volte al giorno, una volta devi assolutamente. Esatto. Fare così, ma si legge proprio nella tua espressione, lo racconti divertito. Esatto. Io ti immagino lì dietro al telefono, può succedere. Esatto. E quello che mi piace è che comunque ci sono, siccome poi racconto anche aneddoti privati della vita di questa signora, magari c'è il nipote lì e che tipo il gatto sta graffiando, fa: no, attenta il gatto che poi ti
graffia! Oppure gli dice che è vedova. E l'altro giorno è stato geniale perché raccontavo che avevo guardato Beautiful. Ah, e che okay. Quindi ho detto: ma come? Hai visto che quella si è sposata con quell'altra? Ma quelli stavano fratelli! Ma che cosa brutta! E questa ride, quella è bellina, magari ti fai passare anche a questa disgraziata lì un quarto d'ora di gioia. Certo, meraviglioso questa cosa. Ricordarsi di non telefonare non con certa frequenza a Riccio, perché potrebbe avere delle conseguenze negative. Lo sapevi te che una volta, diverso tempo fa, più di un secolo fa, il tunnel sotto l'Arno invece era aperto al certo, pubblico? Certo, e che ci fecero anche una visita guidata. Ma non ci dire tutto, ce lo racconta il nostro Cecco Pallaio, ah, no? Sì, e dai, Cecco. Ah, tu? Apertura? Aperture? Senti, scusa, ma mi hanno detto di cercare un tunnel sotto l'Arno. Sei mica Handle? No, assolutamente no. Ci dovrebbe essere un passaggio segreto sotto l'Arno che comunica, penso, gli Uffizi dall'altra parte di Firenze. Però dov'è sinceramente non lo so. Un tunnel sotto l'Arno? Tutto a destra, in fondo alla strada c'è l'ingresso principale. Sì, e dove va a finire? A Pisa. Vieni, se sia dal salone 500 e vai, buttano i medici, buttano. Condannato a morte, dici, buttano. Quello sì, io l'ho sentito. E io no. No? Sei fatto dalle pantegane che scavano, non so. Ho sentito qualcosa di un tunnel. Il tunnel sotto l'Arno. Ma come? Savonarola? Non canta dai professore ora! Siete venuti a sapere che qualcuno ha attraversato il tunnel sotto l'Arno, eh? Oh sì, è successo molto tempo fa. Adesso, come saprete, i due accessi sono stati bloccati. È impensabile oggi avventurarsi in questa arteria pulsante nel cuore della città, vero? E se non ricordo male, e non credo di farlo, gli accessi sono sempre stati vietati. Vi starete chiedendo quindi se questi accessi siano mai stati aperti al pubblico. È presto detto. Domenica 3 giugno 1877. 877 fu data la possibilità a molti fiorentini di attraversarlo. Quel giorno 4.616 persone pagarono un biglietto di ben 25 lire per incamminarsi dai sotterranei della torre della Zecca Vecchia fino ad arrivare alla porta di San Nicolò. Fu un evento memorabile, un grandissimo successo, tale da far sì che il comune decise di aprirlo anche nelle due domeniche successive. Inoltre, nella Seconda Guerra Mondiale, quello che fu inizialmente costruito come un acquedotto sotto la città fu utilizzato dai partigiani per nascondersi dalle truppe tedesche. Questo è quello che sappiamo. Vi starete chiedendo se sarà mai più attraversabile. Beh, non tutte le domande hanno una risposta. Ad esempio, ma perché Savonarola? Alessandro, hai visto bellissima questa storia? Stupenda. Delle... Guarda, io sono convinto non tutti a Firenze, anzi molti, non erano a conoscenza di questa di questa avventura poi sotto l'Arno. Di questa cosa, vero? Di questa cosa. Senti, sono abbastanza incuriosito da questo ambiente, qui a Tedavi, che siamo in zona Coverciano. Esatto. Questo spazio l'hai creato te, da solo, nel corso di molti anni. Sì, io l'ho preso nel 2000 e piano piano ovviamente lo abbiamo adattato a quelle che erano le nostre esigenze. Questa era una fabbrica, ci facevamo borse, ci lavoravamo la pelle, quindi era già un'officina, però un'officina di qualcosa di diverso, e noi l'abbiamo fatto diventare un posto che invece ha una magia e che è un'atmosfera che a noi ci piace molto. Certo, anche perché poi è molto curato nei dettagli, vedevo anche le pareti, tutti gli abiti degli spettacoli che hai fatto, c'è una sala trucco con tutte le parrucche. Io penso sia molto importante dare una simbologia al luogo dove si vive, no? Senza fare nessun tipo di strani discorsi, però un posto non può essere uguale all'altro. Quindi quando tu entri in un luogo ci deve essere qualcosa che ti rimane dentro e che è soltanto in quel luogo lì. Certo. Quindi questa è stata costruita secondo questo modo di vedere. E si vede molto bene questo messaggio che vuoi mandare. Alessandro, io ti ringrazio, il tempo a nostra disposizione purtroppo grazie. È terminato.
grazie davvero, vorrei ringraziare anche le persone che ci hanno seguito. Come sempre ti chiedo di effettuare con me il nostro rituale di fine puntata. Effettuiamolo, ti è piaciuto effettuare il rituale? Quindi guardiamo in camera e per un magico momento di euforia simuliamo euforia.